Cari amici di Una Parola al Giorno, buon venerdì. Ci incontriamo oggi per la lettura degli ultimi versetti dell'intero Vangelo di Giovanni. Sono gli ultimi versetti del capitolo 21, quello che questa settimana ci ha tenuto compagnia, quello che noi abbiamo provato a leggere come un epilogo, cioè un testo inserito da subito dalla comunità di Giovanni dentro la trasmissione dei testi più antichi, dei primi manoscritti, proprio perché lo si è sempre ritenuto parte integrante con quanto appunto espresso prima. I versetti che leggiamo oggi sono veramente una manciata, vanno da 20 a 25, ma ci servono, oltre che per definire le ultime questioni legate a questo capitolo, anche per poter fare qualche valutazione di carattere generale sul testo che abbiamo concluso di leggere oggi. Doverosi sono alcuni ringraziamenti che mi piace fare subito nell'apertura di questo commento, perché il primo ringraziamento è certamente all'artista Monica Michelotti, che con una pazienza e una dedizione incredibile per questa rubrica ha curato tutte le illustrazioni inedite, così come anche quella per la giornata di oggi. E vi ricordo che al termine del commento ci sarà la carrellata delle opere preparate per il capitolo 21. Non di meno, un ringraziamento specialissimo a Don Simone Giovannella. È lui l'artefice del montaggio di questa rubrica nella sua fase finale. È sopraggiunto a Don Alessandro Biancalani, che invece di questa rubrica ne è stato l'ideatore. E quindi credo che il ringraziamento sia doveroso per un lavoro di squadra portato avanti con costanza ogni giorno, ormai da marzo fino ad oggi. È stata certamente un bel camminare insieme, tenuti per mano da questo testo che abbiamo imparato a leggere, ad ammirare, probabilmente anche un pochino a riscoprire. Ci tengo a ricordare a tutti voi che se lo vorrete, sul canale YouTube di Frenhouse ci sono i commenti di tutte le parole del giorno divisi per capitoli. Quindi se lo vorrete, lo desidererete per motivi vostri, per una crescita personale, per un lavoro che dovete fare, che magari richiede un commento a un testo del capitolo del Vangelo di Giovanni, potrete trovare agevolmente anche questo nostro contributo semplice offerto per tutti. La lettura del testo di oggi, ha qualche cosa di emozionante. Non solo perché sono gli ultimi versetti di un Vangelo intero e come sempre le parole finali hanno una carica importante. Immaginiamo soltanto a chi ha dovuto scegliere dove mettere il punto allo scritto e il punto lo ha messo qui. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Il termine che ho deciso di lasciarvi per oggi è tratto da questo testo in maniera totalmente libera ed è il termine scritti. Mi piace
farvi porre l'accento sull'importanza che la comunità giovannea ha all'interno poi della trasmissione della fede cristiana, nell'essersi presa cura di mettere per iscritto quella che è stata la testimonianza del discepolo prediletto, del testimone oculare che in molte parti di questo Vangelo ha veramente dato notizie di prima mano su quello che sono stati gli avvenimenti significativi scelti poi di essere messi per iscritto, quelli che sono stati ritenuti necessari e sufficienti. Cominciamo il commento di questo testo riprendendo l'iniziale del testo che abbiamo letto oggi, che vede nuovamente sulla scena Pietro. Pietro, al quale è stato dato un comando, quello della sequela. Abbiamo avuto modo di leggere, di commentare che queste domande e questa sequela certamente fanno di lui la guida ecclesiale, anche se può essere preso come archetipo in realtà di ogni discepolo che dopo la resurrezione assume la decisione di seguire il risorto, e da lì discende poi il compito anche della guida dei fratelli, in una logica comunionale che probabilmente ogni tanto ci sfugge, ma che la prima comunità cristiana, quella caratterizzata dall'insegnamento giovanneo, aveva certamente ben presente. Ma qui il riferimento, visto che entra in scena il discepolo prediletto che segue, pare essere lontano rispetto al dialogo che si sta instaurando tra Pietro e il risorto, segue da lontano la scena, si incammina dietro. La questione è legata alla sorte di questo discepolo e qui è prevista una obiezione, cioè che ne sarà di lui. Gesù sceglie Pietro come guida della Chiesa, certamente, nessuno ha mai discusso il primato petrino che si trova facilmente anche dentro questo testo. Ma allora del discepolo amato, quello che aveva così tanta confidenza con il maestro, tanto che nel momento del maggior pathos ha reclinato il suo capo sul cuore del maestro, che ne sarà? È interessante perché la risposta che Gesù dà non è in ordine alla sorte del discepolo amato, ma al fatto che viene chiesto a Pietro, insignito della guida della comunità, quindi certamente confermato nel suo ruolo di pastore del gregge, viene chiesto l'unico compito, cioè quello di seguire il maestro e di non guardare che cosa accadrà ad altri. Molti studiosi ovviamente hanno voluto vedere dietro questo dialogo il riverbero quasi di un contrasto, forse, o forse qualcuno che aveva un'obiezione da sottoporre alla prima comunità di Giovanni che provava a scrivere. Pietro, in fondo, nell'epoca nella quale questi fatti vengono raccontati e messi per iscritto, ha già dato la sua testimonianza con il martirio, quindi certamente vi era già stato la testimonianza ultima da parte di Pietro della sua fede nel risorto, ma ci si domandava invece che tipo di testimonianza fosse quella richiesta al discepolo prediletto, che non dà una testimonianza in ordine a un martirio, ma che vive una vita più lunga, ma non per questo meno testimoniante. È molto bella la frase che viene inserita qui, che dice: questi è il discepolo che testimonia queste cose. Cioè il compito, alla fine la sequela di Gesù si svolge con compiti diversi, a ciascuno viene dato un compito suo proprio, e quindi mentre Pietro avrà un compito specifico che è quello di guida e pastore della comunità nascente fino
all'effusione del sangue per lui, e così la storia, tra le altre cose, ce la narra ben prima che questi fatti vengano messi appunto per iscritto. L'altro discepolo segue il maestro in un'altra maniera, cioè mediante la sua evangelizzazione. Ecco quindi l'importanza che mi piace sottoporre alla vostra attenzione di questo noi. Noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Noi chi siamo? Per alcuni studiosi il noi rappresenta una specie di gruppo definito, forse gli autorità della prima comunità giovannea. A me personalmente piace l'interpretazione di quegli studiosi, insieme a Brown per esempio, che dietro questo noi vedono i discepoli giovannei che si incaricano di scrivere il capitolo 21 e di fare un po' la redazione finale di questo scritto. Loro sanno che l'evangelizzazione di Giovanni è vera, o meglio è veritiera, è degna di fede perché veritiera. E qui riportano la testimonianza di una vita, quella di Giovanni l'Evangelista, che testimonia il suo amore e la sua sequela nel Maestro mediante un compito che a lui è affidato. Segue infatti il risorto, ma lo segue in un modo diverso da come in realtà l'ha dovuto seguire Pietro, ricevendo anche la profezia da parte di Gesù di quale morte avrebbe dovuto morire, ovvero il martirio. Quindi, questa finale del Vangelo di Giovanni è veramente incredibile perché apre lo spiraglio, sembra richiamare tutti i lettori a trovare il proprio modo per seguire il Maestro. E credo che questa potrebbe essere veramente la nostra parola migliore, per, non soltanto per la giornata di oggi, ma anche per poterci accostare a questi scritti con quella attenzione, con quella particolarità, ma anche con quella curiosità, perché all'interno possiamo trovare la nostra strada, il nostro modo di seguire il risorto. Un grazie speciale a tutti voi che avete seguito questa rubrica. Se vi farà piacere, questa sera alle ore 21 in diretta sul canale Frenhouse, una possibile sintesi della teologia del libro della gloria. Ci vediamo presto, magari fate sapere, provate a scrivere o a proporre se vi piacerebbe continuare una lettura corsiva di un testo, così come abbiamo fatto per il Vangelo di Giovanni, magari sempre riferito all'ambiente giovanneo, le lettere, l'Apocalisse, oppure potrei anche proporvi la lettura del primo testo invece del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Tessalonicesi, che è di una freschezza incredibile. Insomma, fateci sapere quello che vi potrebbe interessare, vi potrebbe far piacere, di modo che la parola possa essere servita, entrare nelle case e possa essere restituita a chi si interessa, ha voglia e desiderio di mettersi in gioco per ritrovare ogni giorno una parola buona per l'oggi tratta dalle scritture, che sono luce per l'uomo di tutti i tempi. Vi ringrazio ancora e vi lascio alla carellata delle immagini che Monica Michelotti ha realizzato per il capitolo 21.